Ragazzi e bentornati sul canale. Guardate qui cosa abbiamo oggi. Ebbene sì, il team di cattivi di Antibug sta crescendo. Abbiamo anche Volpina e la burattinaia che io adoro tantissimo. Cioè, in realtà mi piacciono davvero tanto tutti e due come personaggi, le trovo bellissime. E ad aprile insieme a noi ci sarà il nostro adorabile Chat Noir. Ciao ragazzi, sono davvero onorato di poter aprire questi due nuovi personaggi insieme a voi. Bene, allora iniziamo. Scusate, scusate, un attimo. Ladybug, cosa ci fai qui? Quella è Volpina, giusto? Sì, è Volpina. Ok. Tu, vieni qua, forza, forza, di qua. Ehi! Ma Ladybug, chi ci aiuterà ad aprire queste LOL? Sono sicura che troverete qualcun altro. Lui a Volpina non può avvicinarsi. Accidenti, poi dice che non è gelosa. Ci sarò io ad aprirle. Oh, beh, in effetti sei loro amica. Esatto, stimo tantissimo questi due personaggi. Ah, sono sicura che insieme riusciremo a sconfiggere quei due poppanti. Beh, allora, da chi vogliamo iniziare? Volpina, d'accordo. Allora, ragazzi. Ecco qui la confezione di Volpina, consigliato sempre dai 4 anni in su e distribuito da Bandai. Questo è il retro della confezione dove possiamo trovare gli altri personaggi da collezionare, un bellissimo artwork di Volpina e poi il nostro personaggio. Eccola qui, io la trovo meravigliosa, è stupenda. Allora, guardiamola più da vicino. Dunque, questo è il volto. Con la sua mascherina, un'espressione molto da furbetta, quale lei. E poi abbiamo queste simpaticissime orecchie, guardate che belle, che tra l'altro sembrano più da coniglio che da volpe, però va bene. Questi sono i capelli e poi guardate che bello, qui abbiamo la sua coda, è bellissima. E qui poi abbiamo le sue, stavo per dire zampine, perché? Perché è fatta davvero bene per quanto riguarda i colori, perché effettivamente le volpi alle estremità delle zampe hanno il pelo nero. Quindi stavo per dire zampine. Comunque queste sono le sue gambe, che possiamo muovere in questo modo, e anche le braccia, così e così. Penso possa muovere anche un po' la testa, ovviamente poco perché ci sono i capelli a bloccarla. E poi come accessorio abbiamo il suo bastone di bambù che è fatto davvero bene. Vediamo un po'. Ah, ed ecco qui Volpina in posizione d'attacco! Yeah! Non perdonerò mai Chat Noir e Ladybug per avermi trattata in quel modo! Oh, benvenuta, mia cara amica! Ma ciao tempestosa! Benvenuta nel club, stiamo organizzando un team di cattivi per sconfiggere Chat Noir e Ladybug. Ci sto! Ottimo! Adesso andiamo a reclutare la burattinaia! Oh, c'è anche lei! Vinceremo di sicuro! Sì! Ok ragazzi, questa è la confezione della burattinaia. Io la adoro come personaggio perché adoro i colori e soprattutto adoravo il suo potere perché trovo sia veramente forte. Anche questa consigliata dai 4 anni in su, distribuita da Bandai. E qui abbiamo il suo artwork, che tra l'altro apprezzo molto di più l'espressione che ha qui nell'artwork, perché qui ride. In realtà secondo me le si addice di più questa espressione qui. E qui c'è appunto Volpina che abbiamo appena scartato. Tiriamola fuori. Oh, ragazzi, sapete cosa ho pensato? Che visto che sta per arrivare la burattinaia qui su Glitter, è molto meglio se io metto via la bambolina di Ladybug, che non si sa mai. Ciao mondo di glitter! Quante bambole! Che bello! Ci sarà da divertirsi! Prenderà il controllo di tutte loro! ok, calma, calma, calma. Sono tutte molto innocue le nostre bambole, d'accordo? Non ti faranno del male. Ma sono io che voglio far del male a loro! Questo potrebbe essere un problema. Comunque, vediamo la nostra burattinaia un po' più da vicino. Ecco qui il suo sguardo che ha, cioè, personalmente trovo il più inquietante di tutte le cattive. Guardate il dettaglio dei dentini, che cosa carina. Poi i capelli sono particolarissimi. Questo è il vestito di un colore che adoro, adoro tantissimo. Guardate che bello. E poi guardate, guardate le sue gambine. Tra l'altro, è caduta la bacchetta. Tra l'altro, secondo me lei avrà lo stesso problema di Tempestosa, cioè questo. Esatto. Ottimo.
benissimo. Vabbè, le cattive non riposano, non si siedono mai. Poi qui abbiamo appunto le sue braccine. Può fare così, così. E questo è il retro, fatto benissimo, guardate che bella. È troppo bella, trovo sia assolutamente da avere nella vostra collezione. Come accessorio c'è ovviamente la sua bacchetta. Ora che c'è anche la burattinaia nel nostro team su Glitter, creeremo il caos. Non vedo l'ora di trasformare tutti i personaggi in bambole. Ah, giocherà sempre dalla mattina alla sera. Sono d'accordo. Ah, tra l'altro ragazzi, cosa super interessante, se lei non può sedersi nemmeno, la nostra volpina riesce a stare perfettamente in piedi. Guardate che bello. Perché ha l'appoggio anche della coda, quindi comunque la mettiate, lei riesce a stare in piedi. Guardate. Invece lei mi sa di no, anche perché i capelli la sbilanciano tantissimo. Bene ragazzi, il nostro video finisce qui, fateci sapere cosa ne pensate con un commento delle nostre nuove arrivate, se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale e non perdete tutti gli altri video dedicati ai vostri giochi preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!